sempre nell'ambito della festa della Madonna dei Campi a Borgo Carso, non si vede molto perché è notte, però ci sono molte persone, molte bancarelle, tipica festa, cioè sento la musica suonare. Cioè il complesso, bisogna addentrarsi nel cuore della festa. Sento il liscio. Qua si vedono al lavoro tutti i cuochi. Ecco, scavalco il muretto, ok. Oi. C'è il profumo di... come si chiama? Le arachidi caramellate. No, le arachidi. Rosanna. Noccioline. E l'altra? Pina. Invece il ragazzo Pina. Paolo che guarda il numero. No. Non si chiama. No. Perfetto. Allora. La 67esima estrazione. E poi via, riscatta. È zucchero. Ha decretato che... è un asso di bastoni. Io prendo sempre quello di picchio, non so perché, non vorrei che ci fosse qualcosa che non va. Asso di bastoni aggiudicato. Poi per coloro, perdonatemi, visto che non sono solito venire spesso qua, quando viene estratto un fiore, cosa succede? Potete parlare agli amici per ritirare il premio da dove calcio da tanto. Bene, nella casetta dove ci stanno i bastoni potrebbe con la corrispondenza ritirare il premio assegnato. È un prosciutto, quindi mi raccomando, applauso alle fatte estrattrici e noi continuiamo parlandovi di romanticismo. Anche in questo caso vediamo di rilanciare un genere musicale che è stato da sempre in voga e come alleato ha avuto lo strumento principe delle orchestre italiane. Marco, vieni qua. Oggi tu sarai un po' il perno dello spettacolo, proprio perché è il momento di parlare di questo strumento in maniera adeguata. La comparsita, il tango.